il 2006 quando Sinéad O'Connor con la sua voce incantò lo stadio di Arezzo. Con la pancione salì infatti sul palco dell'Arezzo Wave Love Festival. Oggi il patron della manifestazione ricorda commosso la cantautrice irlandese scomparsa a 56 anni. Lei suonò il 12 di luglio, un mercoledì, era molto contenta, molto tranquilla, anche perché era in fase di maternità. Lei, come vi ricorderete, forse se vedete i video, aveva una pancia già bella in vista di suo figlio. Creò, semplicemente lei, accompagnata da un chitarrista, suo amico, creò un'atmosfera assolutamente unica, perché con la sua voce zittì tutto lo stadio. La fama mondiale arriva nel 1990 con la celebre Nothing Compared to You. Nothing compared to you. Un ritratto difficile e tormentato, quello di Sinéad O'Connor, scomparsa dopo anni di lotta contro tanti problemi di natura mentale. Poco dopo la morte del figlio nel 2022, l'artista aveva affidato ai social parole di profonda disperazione. Le ultime parole invece su Twitter, che risalgono allo scorso giugno con un video della preghiera Ho'oponopono, un'antica pratica hawaiana per la riconciliazione e il perdono interiore. La musica di Sinéad penso che possa farla andare avanti viva per tante persone. Thank you very much, Lee. Thank you.